Cupolo, allora ho detto la notizia precisa. Ok, ti ringrazio. Grazie Rocco. Ciao 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 ciao. Del cupolo, mi Ok, ricordavo bene. del cupolo. Sì, sorgente del cupolo. E poi un altro cambiamento alla fontana principale. Di dove arriva l'acqua della fontana? E che noi praticamente vogliamo scoprire se è solo sorgente o se è parte sorgente e parte invaso. Però La noi fontana del abbiamo, paese. sì, noi abbiamo fatto questi tre cambiamenti. Perché l'acqua della fontana arriva da quello del cupolo? Sì, dalle sorgenti. Perché anzi è uno dei tanti, delle decine di paesi lucani che è ricca, ricchissima di sorgenti naturali. Noi abbiamo fatto Ma qui questi. l'acqua è pubblica o è stata appaltata a privati? Pubblica. Non è pubblica, anche se ci sono delle società per azioni a gestione interamente pubblica che ne aumentano notevolmente i costi. Ci abbiamo Acquedotto Lucano, Acqua Spa e Acquedotto Pugliese e Ato Acqua. Ci sono quattro società che campano sulle bollette della gente. Pubbliche però. Sì, Da quattro noi società pubbliche. pubblico-privati, Sì. 51% Ato e 49% l'Eolia francese praticamente. Veolia. Ma qua i costi si equivalgono perché basti pensare che i consigli di amministrazione costano tantissimo. Vicepresidente piglia quasi 300.000 euro di stipendio l'anno. Da noi Vicepresidente. l'abbiamo fatta abbassare 80.000. È una battaglia che bisognerà fare per qua. 80.000 euro Comunque all'anno, volevo mortacci. precisare anche il motivo per esempio di queste ultime analisi di Sì. lunedì. Per fare il punto zero significa, siccome Total ha chiesto l'ampliamento del permesso Gorgoglione, che arriva da Gorgoglione fino alla Camastra, alla Val Camastra, noi vogliamo L'ampliamento delle delle perforazioni. perforazioni. Noi vogliamo, e stiamo facendo questo progetto su tutto il territorio della regione Basilicata, vogliamo avere il dato Prima. prima che inizino le perforazioni. Quando iniziano? E noi ci batteremo con tutte le nostre forze perché non inizino mai, però la richiesta è già stata inoltrata. Le autorizzazioni le dà la regione. Adesso con il decreto Salva l'Italia del governo Monti, praticamente tutte le richieste passano direttamente dal governo centrale e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Regione e comuni qua non c'entrano più Non niente. servono più Non praticamente. c'entrano più niente, non fanno soltanto C'è una un'informazione. colonia in piena Esatto. regola praticamente. Ma penso che nelle colonie non No, accadeva questo. infatti, Le assolutamente. royalties sono del 7%. 7% pure lordo, tra l'altro, perché di questo Lorde. 7% c'è una parte che ritorna allo Stato, E una parte ai beh, comuni e una parte alla alla Libia regione. gli danno minimo il Sì. 55%, Vabbè, minimo. tutte le autorizzazioni allo Stato. Sì. E arriva fino al Gorgogione, che vuol dire di quanto aumenta il. Oh, notevolmente. Ma tenete presente una cosa, che sono in dirittura d'arrivo in Basilicata 18 nuovi permessi. Adesso Quanti ce ne stanno adesso? ci stanno praticamente, abbiamo un 42% del territorio regionale già interessato da permessi di estrazione. Con questi nuovi 18 supereremo il 70%. Se vuoi ti prendo le slide e ti dico permesso per permesso quanti permessi stanno per Insomma, arrivare. peggio del Texas. Ah, sì. Finora 42%. Sì, autorizzato, di area del territorio lucano autorizzato ad attività di ricerca, prospezione e estrazione petrolifera. Diventa un Sì, unico campo petrolifero. Eni è già stata autorizzata al raddoppio dei pozzi che già possiede e al raddoppio del trattamento di solforazione, significa la prima raffinazione che tolgono lo zolfo dal greggio. E se gli incidenti che ci sono stati fino ad oggi. Raddoppio delle autorizzazioni e delle quantità da. Sì, al raddoppio delle estrazioni, perché quelle le autorizzazioni già ce l'hanno. La regione Basilicata gliel'ha data.
Matteo aveva detto anni fa che c'erano 15 miliardi di barili di petrolio da estrarre, poi sono arrivati a 900 milioni. Vi costa sta cosa? Così, come mai c'è tutta sta fretta a perforare? Allora, io sono convinto di una cosa, che tutto si riferisce con un'assenza di legislazione seria sulle estrazioni, perché praticamente... Aspetta un attimo, aspetta, se no non concludiamo. Allora, state facendo quindi queste analisi. Sì. Quante ne avete fatte finora? Tante. Allora abbiamo In quanta fatto, parte del territorio? Se allora noi abbiamo fatto nella Val Camastra, in Val d'Agri, purtroppo quando già c'è l'estrazione in Val d'Agri, perché però noi abbiamo, ancora prima che ci fossero i primi fenomeni di eutrofizzazione, della moria di centinaia di migliaia di pesci, le acque colorate di rosso per la presa. centinaia di migliaia di Sì, pesci sì, 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 sì. Sì. nell'invaso di Del Damasco. Pertusillo, Pertusillo. Pertusillo, destinata ad uso potabile 64% per la Puglia, rimanente per la Basilicata, diviso quello della Basilicata, parte uso potabile, parte uso irriguo. Io avevo avvisato, guardate, le acque di questo invaso stanno peggiorando in modo proprio rapido. E vengo denunciato dall'assessore regionale No, mo la all'ambiente. raccontiamo bene questo. Quindi Val Camastra, Val d'Agri. Poi Alto Bradano è tuttora in corso nell'Alto Bradano, perché là c'è un mega permesso di 470 km quadrati in mezzo alle produzioni cerealicole, il miglior grano che c'è stato, in mezzo agli oliveti, in mezzo alle produzioni di 450 km quadrati. 469 con la precisione, 469 km quadrati. Che prende Palazzo, Venosa, Maschito, Forenza, Oppido, Genzano, cioè tutta l'area dell'Alto Bradano. Eppure lì stanno facendo i cambiamenti, là Ma devo sto dire. petrolio l'hanno trovato solo in Basilicata, in Puglia, Pure in Calabria, parte della adesso pure a Puglia, in mare, parte nella della Sicilia. Campania, in parte Quindi della Alto Calabria. Bradano. Sì. Poi Continuiamo. una parte dell'Alto Basento, che sarebbe l'area del Potenza e zona Vale. vicina. Chiudo il telefono così.